altro che orrore. Ma dove fai le uova? Ma non si fanno lì le uova strapazzate poi? Ma non si fanno nel tegamino così? Altro che orrore qua. Ma cosa stai facendo? Cioè, ti sei alzata per fare un danno? No, no, perché io guardo da ieri notte Masterchef. Cioè, qua veramente ci vuole l'albo qua degli chef che ti bannano completamente. Ma comunque due regole importanti. Una, naturalmente, è questa: non fate voi a casa. Don't try this at home. Perché mi dici si cuoce solo, si cuoce solo sopra, è sotto che si cuoce. Detto ciò, un'altra cosa che ho dovuto insegnare di recente a Pasciuti e compagni e Codegoni è il fatto che l'acqua quando bolle, anche a Masterchef non lo fanno, bisogna buttarci il sale, no, è ovvio. Non prima. Suffi Codegoni si trova oggi di fronte ai fornelli con l'intenzione di preparare un semplice pranzo a base di uova strapazzate. Tuttavia, fin dalle prime mosse, sembra che le cose non stiano andando come previsto. Nonostante i suoi sforzi, il procedimento sembra essersi incrinato da qualche parte lungo la strada, risultando in un piatto immangiabile. Almeno secondo le sue parole, Alessandro, presente in cucina, non riesce a trattenere una risata di fronte a questa situazione imprevista. Cerca di aiutare Sofì a rimediare all'errore culinario, ma sembra che il danno sia ormai irreparabile. Ciò che doveva essere un pranzo semplice si è trasformato in un divertente episodio di cucina, che porterà sicuramente a delle risate condivise e a un ricordo da condividere, anche se il risultato finale non è stato quello sperato. Questa esperienza dimostra che ogni cuoco ha i suoi giorni difficili in cucina.